Ana Agrigento convention politica di rifare il Partito Democratico. L'iniziativa promossa dall'aria fianco a fianco. Gli interventi al videogiornale Dario Piparo. Rifai PD è la reclame dell'iniziativa e la locuzione, inglesismo a parte, rimanda a una serie di considerazioni. Alla base sottintende una stima negativa dello stato attuale del Partito Democratico, quantomeno un trend da capovolgere, addirittura da rifare. È questo quanto portato avanti da Antonello Cracolici, Giovanni Panepinto e Tonino Moscat, intervenuti al Grand Hotel Mosè di Agrigento. Una presa di posizione in vista del congresso siciliano che vede il PD spaccato in 5 correnti interne, più il megafono di Crocetta. Una frammentazione che per il centro-sinistra è ormai diventata fisiologica, con la corrente renziana che sta tentando di recuperare terreno anche in Sicilia, con Nuccio Cusumano, ex sottosegretario agrigentino, che ammette di guardare con attenzione al progetto di Matteo Renzi. Intanto Cracolici e Moscat dettano il punto della situazione. Oggi è una delle manifestazioni di un movimento che è nato dentro il PD, che è quello di rifare il PD. Il PD è nato 5 anni fa, dobbiamo riconoscere che le ambizioni che avevamo 5 anni fa sono finite per non essere fino in fondo realizzate, proprio perché la caratteristica di un partito nato troppo sulla scia degli ex qualcosa ha finito per condizionare la vita di questo partito. E troppo spesso questo partito è diventato un luogo di correnti senza però costruire per davvero quel luogo, quella casa comune che deve essere un partito. La locuzione rifare il PD comunque sottintende un po' una criticità del momento al Partito Democratico. Qual è secondo lei l'errore più grande da rovesciare attuale del partito anche a livello nazionale? Ma io lo dico così, il PD è nato nella suggestione che stava per finire il berlusconismo in Italia e abbiamo pensato ad un certo punto della storia del bipolarismo italiano che il PD potesse raccogliere, diciamo, la fase post-berlusconiana. Non abbiamo visto che dentro la fase post-berlusconiana cresceva una domanda di rottura dal vecchio sistema politico. Il non voto, il voto ai grillini, ha sorpreso tutti, ha sorpreso anche noi. Quindi il PD non può essere soltanto un contenitore del dopo Berlusconi, deve essere un partito che ha un'identità. C'è preoccupazione, francamente, preoccupazione del fatto che questo Partito Democratico non riesce in questo momento ad essere all'altezza del ruolo che gli è stato dato. Il Partito Democratico, malgrado tutto, è un partito di governo, sia alla Regione Sicilia che al governo nazionale, deve cominciare a diventare un partito che sappia intanto recuperare un rapporto con il proprio popolo, con i propri territori, dargli valore, dargli forza e soprattutto che sappia avere una posizione forte su temi importanti. L'attenzione del Rifai PD è inevitabilmente caduta su Rosario Crocetta, che sembra rappresentare un nodo cruciale per il futuro del partito in Sicilia. Sia Cracolici che Giovanni Panepinto però mostrano ottimismo sulla cucitura dello strappo con il governatore, che oggi sembra sempre più ampio. Il tutto ovviamente a precise condizioni. Non so cosa voglia Crocetta dal Partito Democratico, so cosa vuole il PD. Il PD vuole governare assieme a Crocetta e cambiare la Sicilia. Governarla, sapendo che siamo in una fase di grande difficoltà, questa terra è in un momento difficile dal punto di vista economico, sociale, la regione è collassata. E però tutto questo, riusciremo a superare questi problemi nella misura in cui saremo capaci di costruire quella che io chiamo un'orchestra. Gli uomini soli al comando generalmente non fanno mai una buona musica, magari si sentono di più perché fanno rumore, perché è l'unica voce che si alza, ma la musica è un'altra cosa, la musica ha la necessità di comporsi con diversi strumenti. Se non si dovesse trovare una congiunzione, lei crede plausibile la possibilità di una rottura effettiva tra Crocetta e il Partito Democratico? Ma io questo lo escludo, c'è una discussione, c'è anche aspra, noi siamo un partito abituato a discutere pubblicamente e quindi non abbiamo
come dire, non ci facciamo, non inventiamo luoghi riservati per avere poi una discussione pubblica diversa da quello che abbiamo nei luoghi riservati. Il Partito Democratico deve assumere la consapevolezza che è il maggiore partito che sostiene Crocetta e che Crocetta è del Partito Democratico. Questi sono i passaggi fondamentali, c'è un dibattito aperto, aspro, però alla fine oggi la Sicilia è nelle mani del Partito Democratico soprattutto e di Crocetta, e bisogna trovare la sintonia dopo il 1947, perché è la prima volta che un partito come il Partito Democratico e un uomo di sinistra come Crocetta vengono eletti direttamente dal popolo per diventare i rappresentanti di una nazione che è più grande di tanti stati europei. Voglio solo fare una battuta, la Sicilia è il 17° stato tra i 27 dell'Europa. Ecco, in questo movimento lei crede che Crocetta potrà raccogliere in qualche modo il vostro invito? Crocetta è talmente intelligente che raccoglierà per intero questi invito.